Motta che tira, Pjanic con l'esterno, regala Immobile la palla al limite dell'area, non si è accorto minimamente della presenza di Immobile, poi Lulic calcia, Szczęsny ha toccato il pallone mettendolo in calcio d'angolo. Tanti errori nella propria metà campo per la Juve. Porta palla, qualcuno fischia ma molti coprono con applausi. Palla dentro per Matuidi che fa la sponda verso Ronaldo, anticipato, palla che schizza, buona per Khedira, colpisce il palo Sami Khedira, sempre lui vicino al gol, così come col Chievo l'aveva sbloccata. Anche qui è un passo dall'1-0, poi recupero incredibile di Bernardeschi che la tiene in campo due volte, calcia verso la porta, la posizione impossibile, si allunga a stracoscia, cresce la Juve, 19 minuti 0-0 tra Juve e Lazio. Allarga per Bernardeschi che deve rientrare sul sinistro, lo fa adesso, aspetta rinforzi, non sa dove andare, poi alla fine apre per Mandžukić che fa la torre al centro per Matuidi, palla che schizza per Pjanic, infila l'angolino Miralem Pjanic, dopo mezz'ora Juventus 1 e Lazio 0, il bosniaco a segno per il vantaggio della Juve. Si è alzata tutta la Juventus, la Lazio si è abbassata, arriva la palla a Bernardeschi sul contropiede, Milinkovic sulla tre quarti attaccato da Matuidi che serve volontariamente Luis Alberto, destro a giro sinistro e poi cambia il gioco per Cristiano Ronaldo che la mette sul destro, va in porta, stracoscia da urlo, nega il gol del 2-0 alla Juve e il primo squillo in Serie A. Guardavo Douglas Costa quando aveva la palla, ricevuto la palla Ronaldo defilato, che adesso questa è una grande parata, incita i suoi tifosi. Chiellini, vado a Joao Cancelo, solito duello con Lulic, riesce a trovare bene Douglas Costa che ha un po' di campo da prendersi con Radu che esce con l'esterno dentro da Cancelo, posizione regolare, Cancelo al cross per Ronaldo che litiga con il pallone, ma Mandžukić fa 2-0 per la Juve, non c'è riuscito Ronaldo ma c'è riuscito Mario Mandžukić, Juve 2 Lazio 0, ma il turbo arriva da destra, prima Douglas Costa e poi Joao Cancelo. Quando ti dico che la Juve prende un terzino, da quelle parti per 7 anni con 7 scudetti scendeva Lichtsteiner, adesso scende Cancelo, ma in tandem con Douglas Costa, quando poi entra mezz'ora dalla fine, ma come fai a prenderli?